Salve a tutti ragazzi, oggi nuovo video sul carp fishing, un tutorial su come fare le bombette intendo i sacchettini in PVA. Ora ve li mostro cosa sono questi sacchettini in PVA. Questo è un sacchetto in PVA, è un materiale che non inquina e si scioglie in acqua. Dopo vi mostrerò come fare. Ok ragazzi, ecco, ora vi mostro i materiali che servono, ovvero quelli fondamentali. Ok ragazzi, prima che vi faccio vedere i materiali e come si costruisce, vi spiego un po' cos'è una bombetta, tra virgolette, perché è un sacchetto, diciamo, è proprio un vero sacchetto. Allora, questa tecnica viene usata nel carp fishing. La tecnica del carp fishing e c'è questo sacchetto di PVA, che è un materiale che si scioglie in acqua ma non inquina, e praticamente basta prendere un sacchettino come questo, lo vendono in tutti i negozi di pesca, e riempirlo con la pastura. E noi quando ah, mi è caduta una roba, scusate. E noi quando andremo a lanciare in acqua, pian piano, quando andrà sul fondo, pian piano lui si adagia e si inizia a sciogliere. E in cosa consiste questo, chiederete? Perché consiste nel pasturare nella zona nel nostro innesco. Ora qui non c'è l'innesco perché uso una tecnica diversa, cioè, ovvero, invece che mettere diretto come si dice, la montatura, tipo un chod rig, un spinner rig o qualsiasi tipo di rig, io tengo fuori la girella così posso cambiare magari dal tipo di situazione. Va bene, serve per pasturare molto più preciso che magari lanciare con una paletta come questa. O magari con la fionda o con il cobra, magari anche con lo spombo, ma se vogliamo, cioè se non vogliamo esagerare con la pastura abbiamo questo. Dopo possiamo, come ho detto prima, possiamo anche pasturare più, cioè meno preciso con questo, però qui sappiamo almeno che abbiamo il nostro innesco e c'è anche del pellet, cioè come in questo caso ho tutte le esche che vanno bene. Beh, va bene, ora partiamo. Allora, per fare una bombetta come questa, ora vi spiego. Occorrenti, sacchetto in PVA, vabbè, obbligo. Un piombo, decidete voi la grammatura. Una girella, io queste, non so se lo vedete, una girella di queste, una pinzetta, quelle per il pellet da feeder, e poi una forbice, vabbè, una forbice, serve in tutto la forbice, poi ci serve una paletta. Io uso questo che serve per mettere con più facilità le esche all'interno del sacchettino. È semplicemente come si dice, come si può definire? Dal tappo fino, vabbè, un pezzo di bottiglia. E poi il filo che mi è caduto prima. Ora eccolo qua. Io uso un trecciato, ma si può usare anche nylon, cioè fluorocarbon, eccetera. Poi, cosa più importante, ovviamente le esche. Io uso il pellet, perché dove vado io a pescare, il pellet, cioè sono abituate a mangiare il pellet, quindi uso il pellet e prediligo il pellet. Cioè, in ogni tipo di posto, guardo quale esca funziona meglio. Quindi partiamo
Partiamo nell'inserire. Aspetta, scusate. Ok, ora vedrete meglio, scusatemi. Ora prendiamo il nostro filo e mettiamo il piombo in questa maniera qui. Se si infila. Se non si infila vuol dire che ha qualcosa che blocca il passaggio. E se magari con un ago andate dentro il piombo e togliete qualcosa che blocca. Bene, messo il piombo. Ora leghiamo la girella. Fate un nodo classico o quello che preferite, insomma. Io uso il cosiddetto nodo da pescatore, che è molto semplice e dura molto. Difficile da snodare, diciamo. E poi in più aggiungo un semplice nodo così. Scusate. Aggiungo un semplice nodo. Perfetto. Ora tagliamo l'eccesso. Comunque lasciate un po' così, tipo di filo, perché magari se non è fatto molto bene il nodo, almeno se tira, magari si ristabilisce, cioè si può dire si riannoda, cioè si sfila, però magari dopo si vabbè abbiamo capito. Io per curiosità io sto usando un piombo da 35 grammi, tanto non devo fare lanci che devono andare a 200 metri, ma a me va bene 30 grammi, perché tanto la canna non devo sforzarla, perché devo fare poco, come si dice, poco raggio di lancio. Vabbè, prendiamo il nostro sacchetto in PVA. Scusate, mettiamo dentro il piombo. Mettiamo dentro il piombo. Ok, con la girella. E vediamo, e dobbiamo mettere bene la girella. Bene, ora facciamo un piccolo buco in centro sotto al sacchetto lì. Così adesso abbiamo preso le misure, basta che reinseriamo il piombo e la girella e facciamo uscire da dove abbiamo fatto un piccolo buco con la forbice. Bene, come potete vedere ora ho fatto un buco, è uscito dal sacchettino, mentre il piombo ora lo teniamo, lo facciamo uscire, lo teniamo abbastanza distante. Ora viene la parte bella, tra virgolette bella. Prendiamo questa. Okay. Prendiamo il nostro tappo, la nostra parte superiore della bottiglia e mettiamo un po' di cibo per le carpe, ovviamente. Bene, ora facciamo così. Bene, dopo che abbiamo messo un po' di pellet, possiamo inserire il piombo in questo modo. Apriamo il sacchettino e lo infiliamo dentro e lo mettiamo sul lato così, e dopo rimettiamo il nostro pellet in questa maniera. Bene, quando abbiamo deciso la quantità di pellet o comunque delle esche, tagliamo una quantità di filo, cioè a piacere, come vogliamo. Bene, adesso io faccio il mio nodo, quello che preferisco per legare i sacchettini. Allora, faccio così.
Ok, questo pellet non ci serve più. Faccio così. Cioè, faccio andare bene il pellet. Faccio passare così. Faccio tipo questo coso, questa roba qua, cioè al torciglio, così. E adesso faccio così. Cioè un semplice nodo. E dopo faccio passare tutto il filo. Bene. Ora questo pezzo qui di sacchettino in eccesso lo taglio, faccio basta con la forbice, basta fare così. Tanto si taglia come niente, quindi è perfetto. E dopo si fa così. Ok, e questo è il nostro sacchettino, però non è finito neanche ancora. Uno, bisogna fare l'asola abbastanza grande da far passare il sacchettino. Lo faccio abbastanza grande. Fate un'asola normale, un'asola qualsiasi. Non mi viene l'asola. Perfetto. Ok, così. Così è perfetta, dovrebbe passarci, infatti ci passa, perfetto. Adesso faccio un nodo aggiuntivo. Perfetto. Ora manca qualcosa, ovvero i buchi per l'aria. Perché per l'aria, scusate, perché se noi lanciamo il sacchettino in queste condizioni, e senza nessun buco, a parte questo per far uscire la girella, e lui galleggerà in acqua. Sì, galleggerà perché l'aria non è andata fuori. Quindi io vado ai lati qui, dove c'è questa riga qua, e con questo vado qua ai lati e faccio così. Come potete vedere, buco e apro. Adesso mi è andato fuori un pellettino, però vabbè. Adesso stessa cosa per il terzo buco. Perfetto. Adesso andiamo dall'altra parte e si ripete gli stessi passaggi. Uno, due e quasi tre. E tre. E ora con questo faccio così. Con le punte aperte così faccio così. Che così creo altri buchi, ma piccoli, perché così non esce il pellet. E si ripete dall'altra parte. Ecco, il nostro sacchettino è pronto. Spero che questo tutorial vi sia piaciuto. Lasciate like, iscrivetevi e ciao!